Ciao, benvenuti al terzo appuntamento con la rubrica Music Factory, sempre in collaborazione con Wake Up News. Oggi siamo in compagnia dei Line Out. Benvenuti ragazzi. Grazie. Simone e Andrea. Allora ragazzi, pochi mesi fa è uscito il vostro secondo EP, Volume Up. Niente, raccontaci qualcosa di questo EP, cosa ha rappresentato per voi, una svolta dal punto di vista musicale, un proseguimento di qualcosa che avete già fatto. Raccontateci qualcosa, insomma. Allora, diciamo che questo EP è stato, appunto, come dicevi, una sorta di svolta, anche perché è stato il primo EP che abbiamo cercato di registrare in maniera, diciamo, un po' più professionale rispetto a quello precedente. Per Volume Up, appunto, abbiamo registrato 5 brani, ci siamo appoggiati al Rec Lab Studio di Bucinasco e ci siamo affidati appunto a Lars Empremoli, che appunto l'ha mixato e masterizzato. E la differenza, diciamo, bella grossa è stata l'approccio con cui abbiamo appunto questo EP, nel senso che è stata una... abbiamo eseguito una preproduzione innanzitutto, quindi abbiamo curato sia gli arrangiamenti che le seconde voci e abbiamo curato molto di più i suoni rispetto agli EP precedenti. Insomma, abbiamo cercato di fare un lavoro completo, come se fosse un vero e proprio disco, un lavoro professionale. Esatto. L'estate scorsa avete fatto un tour anche abbastanza, diciamo, importante, che vi ha portato anche su palchi europei. Sì. Quindi avete suonato in Germania, Belgio, Austria. Esatto. Insomma, cosa cambia da suonare in Italia e poi trovarsi catapultati in una realtà europea, quindi suonare palchi europei un po' più importanti? Come ci si sente? Come viene considerato il musicista a livello europeo rispetto sempre all'Italia? Ti dico che la prima difficoltà è stata soprattutto la lingua, perché va bene sapere l'inglese, però è un conto parlarlo e un conto parlare durante un concerto, che ti trovi sempre un po' in difficoltà e spiazzato. La grossa differenza è la gente, che ha un'attitudine completamente diversa rispetto, purtroppo, al pubblico italiano, nel senso che ti danno almeno un'occasione, cioè non ti giudicano dall'aspetto, non ti giudicano da come ti vesti, da come ti approcci, non ti giudicano per la musica che fai. Questa è una cosa, secondo me, fondamentale per noi musicisti, ecco. E appunto poi, magari anche venendo da fuori, venendo da un altro paese, ti trattano sempre con un occhio di riguardo, ecco, però certo. Diciamo che è stata un'esperienza con l'estero che sicuramente ripeteremo. Infatti nel 2013 abbiamo altre date in programma all'estero, sempre, vabbè, Belgio, Germania, anche dobbiamo provare con la Francia quest'anno, ma è sempre una soddisfazione. La vostra musica può essere definita, diciamo, sì, per semplificare le cose, come punk rock. Sì. Secondo voi questo genere è un genere ancora vivo, in buona salute, o è un genere che è tornato un po', magari anche in maniera positiva, nell'underground? Ma sicuramente, a mio avviso, per come la vedo io, è un genere che è un po' sceso negli anni. Magari c'era stato un po' di anni fa, magari un boom anche per alcune band che hanno più andate in giro queste cose qua, ma in questi anni, diciamo, è un po' calata la situazione, sia in Italia che comunque anche nel resto dell'Europa. Io ti parlo del punk rock come dell'hardcore melodic, questo tipo di musica è sempre un po' una musica di nicchia, diciamo, anche se diciamo, la gente che l'ascolta ci crede tanto, nel senso, è una cosa, è di nicchia, ma i pochi, diciamo, pochi ma buoni, ecco, è un fedelissimi. Po', esatto, i fedelissimi. E ci sono i pro e i contro di questa cosa. Purtroppo noi facciamo musica, questi generi di musica, perché ci piace, al di là del fatto che sia una cosa che va di moda, che non va di moda. Purtroppo ci piace questo genere, quindi facciamo questo. Sicuramente un punk rock magari un po' più pop, un po' più magari in Italia cantato in lingua italiana, potrebbe magari agevolare questa la nostra musica, però penso che scrivere in italiano sia una cosa molto difficile, anche se magari può sembrare più banale l'inglese, perché comunque è una lingua complicata che richiede, secondo me, una buona qualità dei testi. L'inglese, bene o male, tra una parola diciamo che con poche parole riesce a rendere molto, diciamo, il testo, certo, della canzone, esatto, certo. Quindi è anche più orecchiabile. Esatto, molto più orecchiabile, quindi aiuta anche, magari un testo con meno qualità ti permette di avere comunque una buona canzone, mentre l'italiano appunto è più complicato, certo. Però ripeto, a noi piace questo tipo di musica e non avrebbe senso snaturare le nostre origini e passioni, esatto. Lo faremo malvolentieri, esatto.
quali sono le vostre influenze principali, i vostri modelli, i vostri artisti, diciamo, di riferimento, quelli che vi ispirano maggiormente? Ma ovviamente negli anni sono cambiati, sempre crescendo uno ha diversi punti di riferimento, e la nostra fortuna è che ognuno della band ha delle band preferite, diciamo, quindi questo ci permette di avere moltissime influenze e non essere vincolati. Personalmente io, allora, in Italia ho sempre stato un grande fan di Vanilla Sky, sia da quando ero, diciamo, piccolino fino adesso, quindi quel pop punk californiano che, diciamo, mi ha influenzato in questi anni. E di recente, appunto, sono stato scopritore dell'hardcore melodico, quindi da NFX a, per dire, gli Score Name, o anche band più underground, come ad esempio noi abbiamo suonato con Mutex, i canadesi, Counterpunch americani. Comunque questo tipo di musica, ecco. Per esempio Simone invece apprezza, diciamo, anche altri generi, o meglio che ascolti un po' di tutto. Ma io ascolto dai Pantera, per esempio, che è thrash metal, al house, alla musica commerciale. Sì, sì, ma basta che piaci. Cioè non è che uno deve ascoltare per forza un genere fine in gatto. Quindi sono molto open mind. Sì, sì, ma quello più aperto del gruppo, diciamo. Quali sono in linea di massima i vostri progetti, i vostri programmi per 2013? Allora, sicuramente vogliamo ampliare il nostro repertorio, perché abbiamo solo 5 brani in questo qui, e adesso, da quando è entrato Tommaso, il nuovo bassista, volevamo appunto iniziare a scrivere qualcosa anche con lui, giustamente, anche perché, per non lasciarlo esteso, e sfruttare anche un po' la sua buona tecnica, anche se è molto tecnico. E sicuramente, appunto, nuovi pezzi, perché abbiamo pochissimo repertorio purtroppo dal vivo, e nuovi concerti, nel senso, questo EP vogliamo pubblicizzarlo il più possibile, portarlo appunto in Europa, probabilmente in Francia. Abbiamo già confermato una data a luglio al Shiprock Festival in Belgio. Vorremmo provare ad andare a un posto d'Europa dell'Est e a provare anche a spingere in Italia. Purtroppo in Italia è molto dura spostarsi la nostra diciamo, regione, perché ho riscontrato un po' di difficoltà a trovare buoni contatti tra... C'è poca partecipazione fra le band, purtroppo. O sono i tuoi amici che ti conoscono, tipo gli amici torinesi che magari possono darmi una mano per alcune date. Però al di fuori di questo diventa veramente difficile trovare dei buoni agganci in Italia, e ci dispiace non poter girare il nostro paese, deve essere costretti magari ad andare in Austria o altri paesi. Perché paradossalmente è più facile suonare tracciati verso l'estero, esatto, che magari... Faccio prima a organizzare, per dire, 15 giorni di tour in Europa che... Piuttosto che in centro un weekend a Bologna, per dire, certo, o a Roma, ecco, questo è un grosso problema. E appunto non abbiamo ancora parlato del nostro futuro, però penso che tra un annetto vogliamo registrare un nuovo album, ecco. Quindi un EP o magari un album, no, proprio, diciamo, un album proprio completo, classico, full length. Sì, proprio un album completo, una decina di 10 brani. Non abbiamo ancora pensato, però l'idea è quella di scrivere materiale nuovo, di migliorare sempre ovviamente, e di cercare di avere un album, anche perché non abbiamo mai proposto il nostro EP a case discografiche o agenzie di booking, qualcosa. Anche perché secondo me qui è un po' difficile trovare un riscontro, è qualcuno che vuole investire su 5 brani. E invece con un album vorremmo appunto provare a vedere, trovare un supporto, diciamo, certo, cercare di alzare il livello delle cose. Ecco, tra l'altro poi da questo EP avete fatto anche un video, una canzone, There Is a Time. Raccontateci qualcosa di questo video, il vostro primo videoclip, diciamo, un'esperienza divertente, come è nata l'idea? Ma l'idea è nata discutendo tra di noi. All'inizio c'erano molte discrepanze su cosa fare, su quale canzone farlo. Tante idee. È una cosa molto importante, secondo me, associare il giusto video alla giusta canzone. Alla fine abbiamo scelto quella che secondo noi è la canzone più bella dell'EP, quella che ci piace di più e anche la più adatta al video che ci è venuto in mente. Volevamo realizzare una situazione che non sia la solita, che purtroppo secondo me si vede sempre più spesso, cioè la band che suona e video fine, canonico, no? E fine della storia. Abbiamo pensato a qualcosa di diverso, una festa, una situazione, quindi il gruppo si vede, sì, ma è una cosa secondaria. È più un mini corto che un video musicale. Certo, quindi è una storia, un filologico. Esatto, è più interessante il video che la musica. Prevale il video alla musica. Comunque è una bella esperienza da ripetere. Certamente. Faticoso, ma allo stesso tempo divertente.
appunto soddisfacente. Sì, 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 sì. Insomma, vederlo poi una volta realizzato. Poi comunque abbiamo trovato anche un buon riscontro da parte della gente. E appunto poi volevo ringraziare anche Gianni Galli e Alessandro Calini che ci hanno realizzato, sono stati molto precisi e diciamo hanno fatto secondo me un ottimo lavoro da questo punto di vista, quindi siamo veramente soddisfatti. Bene, siamo giunti al termine anche di questo terzo appuntamento con Music Factory. Ringraziamo Elena, buona fortuna ragazzi. Grazie. Noi torniamo presto con nuove interviste. Un saluto, alla prossima, ciao. Everything.